Ciccioli belligeranti, buongiorno, io sono il Dictatorlone, se questo è il secondo appuntamento con la nostra pimpinlada, oggi la chiamerò così perché sennò alla pimpa partono i 5 minuti e decide di toglierci la possibilità di commentare sotto i video. Questo è quello che è successo nello scorso video, perché il signor YouTube ha ritenuto, non si sa per quale motivo, problematica la questione, allora andiamo avanti così. Da oggi in poi, per rendere la serie più family friendly, la chiameremo Pimpin là la nostra nazione, va bene? Così siete tutti contenti. Vai che qua gli sacchiamo una roba. Su, perfetto, via. Passa di qua. Ok. Attaccare qua sotto, su. Veloci, veloci. Quanta roba hanno qui. Un quantitativo di roba spaventosa. Ok, allora, buttata giù intanto la Persia di qui. E questa cosa mi fa molto piacere. Adesso noi dobbiamo andare attentamente a capire che cosa fare di qua. Io probabilmente penserei di andare a farmi Tabriz, se possibile. Ok. Ok. Proviamo ad andare a nord. Proviamo ad andare a nord. Perfetto, poi allora, questo qua onestamente è un generale, quindi diamogli il nostro amato Mustafa Bedaddin. È il Bedaddin qui, che gliel'abbiamo tolto a quegli altri, ma tanto qua ragazzi ormai è finita. Se riusciamo a buttarli giù con la città lì è tutto a posto. Poi per quanto riguarda le ricerche, io direi iniziamo con la nostra International Bismillah. Perché qua ci può dare la possibilità di sbloccare un ramo tutto particolare, che è quello riferito alle quattro branche delle operazioni internazionali. Questo ramo ci consentirà, ragazzi, di inviare le nostre truppe, o meglio, più che di inviare le nostre truppe, di espandere la nostra sfera di influenza mediante l'invio di armi, influenzando direttamente con il political power e così via discorrendo. No, qui non ci siamo però, ragazzi. No, qui dovete ascoltare quello che il signor Dick vi dice. Muovetevi, sudici insulsi. Esatto. Esattamente, e vi dovete muovere di qua. Vai avanti così, mio signore. Muoversi. Muoversi. Dai, su, prendete posizione. Allora, noi abbiamo anche una fabbrica, visto e considerato che abbiamo il meno 90% a livello di ricerca, io direi questa fabbrica utilizziamola per prenderci del petrolio, così da andare a ripianare un attimino il nostro fuel. Ok, perfetto. Ok, questi qui ci arrivano, direi di sì. Dobbiamo cercare di attaccare qua sopra noi. Perché se sfondiamo qui in alto, potremmo avere anche la possibilità di... Vai lì sopra. Di arrivare ad attaccare Tabriz da più fronti. Ok. Li facciamo Tabriz. Intanto in Africa come sta andando qua? Boh, è sistemata la questione. Perfetto. Tu scendi di qua.
Perfetto, capitolata. Direi ottimo. È stata una blitzkrieg clamorosa questa, a Tabriz. Una blitzkrieg clamorosa. Perfetto. Allora, noi abbiamo delle dottrine disponibili, Doctrine cost 50% organizzazione. Prendiamoci l'organizzazione. Oh, International Pimpin là, guardala qua. Southwest Asian Operation è il primo teatro di interesse che andiamo ad approfondire, ragazzi. Primo teatro di interesse assoluto. Tu sei un genio, mio signore. Cioè, non è che... cioè, praticamente sono loro il nostro Officer Corps. Due generali abbiamo. Due generali abbiamo. Qui dobbiamo bloccare qua, così gli tagliamo fuori due carri armati qui sopra. Tanto adesso la pressione su questo fronte da parte dell'Iran inizia ad essere abbastanza costante, presente, potente. Ma noi non riusciamo a prendere lì, allora andiamo ad attaccare qua sotto. Collapsing housing price. Ok, siamo andati in stable growth. Dall'altra parte qua come stanno? Ok, questi sono tornati. Allora, io direi iniziamo a mandarli, iniziamo a mandare anche loro in Iran. Così direi send intervention forces, così ci prendiamo anche queste tre motorized. Così vediamo di chiudere la guerra prima possibile. Dai che qua li sacchiamo tre carri. Li sacchiamo tre carri. Esatto. Attaccare lì. Sono arrivati. Eccoli qua. Eccoli qua. Venite di qui. E pushate da questo lato. Beh, non che serva molto, però. Perfetto. Ok, adesso questi qua sono saccati. Vediamo se riusciamo da questo lato a pushare. Qua siamo in deserto, Siamo in deserto, non è neanche male. Andiamo in extensive welfare. Investiamo qua. E come? Allora, our brother in Sanaa. Andiamo avanti. Andiamo avanti lì. Andiamo avanti lì. A parte che qua ci stanno andando giù pesante, Qua ci stanno andando giù veramente pesante. Mamma mia che botta che gli abbiamo dato qui. I nostri generali sono fortissimi. È lui, è come si chiama questo? È il Mustafa Badreddin. E quell'altro invece è l'Imad Mughaniyeh. Io onestamente mollerei lì. Io intensificherei qua sopra. Perché poi forse riusciamo a crossare questo fiume e separargli la capitale da queste truppe. Grant Lebanon bailout. Dai, 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 dai che si sfonda qua, dai che si sfonda. Perfetto.
E adesso qui loro sono fottuti. Sono fottuti perché con questi li chiudiamo qua. E poi... Ah, allora, qua sotto a sud col Pakistan è tutto a posto. Molto bene, ragazzi, dai. Dai, va benissimo, va benissimo, va benissimo. Dunque, allora... qui si è abbassata l'economia, eh. Qui ci si è abbassata l'economia. Non è una bella cosa. Non è una bella cosa. Dai, che almeno chiudiamo l'Iran una volta per tutte, su. Allora, noi possiamo fare la nostra prima operazione intanto. E io direi facciamola in Siria. Influenziamo la Siria. 60 giorni ci vogliono. Ok. L'India non ci vuole dare... La Russia non ci vuole dare il fuel. Ma va sti sudici. Ma guarda te sti sudici. Ok, andiamo qua. Diamogli un colpetto a questi così saltano, saltano per aria. E si va ad Abadan. Si va ad Abadan. Perfetto, è collassato tutto. E si chiude Abadan. Dai che abbiamo risolto. Abbiamo risolto la rivoluzione in Iran. Ok, e direi Houthi Brothers. Houthi Brothers. Yes. Yes. Perfetto, guarda che roba. Guarda che roba. Guarda che roba, qua cosa possiamo prendere? Guerriglia leader XP gain, vai. Siamo dei guerriglieri noi, mio signore. Siamo dei guerriglieri fortissimi. Attenzione, attenzione, 11 settembre, noi torniamo in stable growth. Torniamo in stable growth. Dobbiamo fare anche degli investimenti noi. Ok. Perfetto. E dovrebbe essere finita. Perfetto, è finita la guerra, è finita la guerra. Ok. Top, 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 top. Guerra al terrore. Allora, noi adesso dobbiamo valutare la possibilità di di rivendicare la nostra... il nostro debito, o meglio, dobbiamo attaccarli? Ma questi sono diventati... i siriani sono diventati... No, lì non c'è più Assad. Attenzione. Attenzione. Pericoloso. Pericoloso, ad ogni modo. Ora l'Iran è a posto. Perfetto, questi sono tornati. Io direi possiamo andare a finanziare l'Iraq. Andiamo a finanziare l'Iraq. Perfetto. Noi andiamo in non aggression con l'Iran.
Andiamo in non aggression con l'Iran. Per forza di cose. E il nostro Ayatollah ci deve dare una mano. Ok, abbiamo fatto una campagna di propaganda che è stata un successo. Perfetto, facciamone un'altra, per esempio. Non possiamo. Ah, attenzione. Dobbiamo avere 50 di political power. Dobbiamo avere 50 di political power. Eccoci qua. Potremmo influenzare anche lo Yemen. 50 di political power ci costa. Che sostanzialmente è la stessa cosa che non averlo. Cioè, che farlo dall'altra parte. Sempre 50 mi costa. Semplicemente ti dà la possibilità di usare il political power successivamente per andare a mandargli altra roba. Quanto guadagniamo noi? 1,87 al giorno. Poco. Molto poco. Dunque, allora. Finito lo Luti Brother, io direi proviamo a scendere verso la Land of God. Perché comunque qua sotto è un problema, eh. Badar Iraq, c'è in Iraq 3,35. Popularity chance. Ah, andiamo in Seeking Allies. Vediamo se con il Seeking Allies qualcuno ci guarda con un occhio differente. Perché il nostro problema è che noi non siamo uno Stato, non siamo un governo, non siamo assolutamente nulla, se non un'organizzazione che controlla alcuni territori. Ok. Allora, noi potremmo migliorare queste milizie. Le portiamo a 30. E gli mettiamo dentro una Light Reach Company. E direi iniziamo a reclutare. Iniziamo a reclutare, ragazzi. Perfetto. Allora, noi adesso abbiamo il war goal sulla Siria. Noi abbiamo il war goal sulla Siria. Perché questi non hanno neanche pagato il debito. Noi però abbiamo il Non Aggression Pact. Noi con loro abbiamo il Non Aggression Pact e questo è un problema. Questo qui è sicuramente un problema. Noi il non aggression lo possiamo togliere il 30 gennaio. Beh, dai, manca un mese praticamente. Non è male, eh? Non è male. Allora, signori, ci siamo. Ci siamo. Noi abbiamo bisogno di self-propelled artillery. Noi abbiamo bisogno di self-propelled artillery. Questo è un problema.
Noi non abbiamo self-propelled artillery. Potremmo assumere dei MiG, però vedete, ci manca comunque manpower. Dobbiamo pigliare manpower. Dobbiamo comunque pigliare manpower. Noi abbiamo ATGM, abbiamo Manpads, il CNC Equipment. Ci manca la self-propelled artillery, ragazzi. Ci manca la self-propelled e la self-propelled noi non ce l'abbiamo. Ci serve poter produrre qualcosa oppure comprarla da qualche parte, perché questo è un po' il nostro tallone d'Achille. Insomma, la Siria è bella tosta qui. Attaccare la Siria sarà tosto. Non è mica facile. Secondo me dobbiamo cercare di migliorare. Di migliorare un po' il tutto. PMC. Propaganda campaign, foray recruitment campaign. Ecco, anche questo non sarebbe male. Anche questo non sarebbe male. Perché almeno con le campagne di reclutamento ci sale il manpower. Noi a sto punto, una volta fatto il Seeking Allies, dobbiamo fare il Recruiting Loyalist che ci dà un weekly manpower di 200. Possiamo pensare di dichiarare l'indipendenza, ok? E poi fare il Land of God, che ci dà... innanzitutto iniziamo a chiamarci il Jabal Amil, quindi cambiamo il nome e non siamo più Pimpinla. E abbiamo dei bonus importanti poi. Anche il focus religioso potrebbe essere importante per noi. Perché il focus religioso ci dà stabilità, ci dà political power gain, ci dà un sacco di roba. E questo ci fa fare il salto di qualità dal punto di vista della nazione, ragazzi. Allora, io direi, raga, per oggi ci fermiamo qui, va bene? Nel prossimo episodio proviamo a fare il salto di qualità e nel mentre continuiamo le nostre incredibili avventure... Anche qua direi in Siria. Continuiamo ad influenzare la nazione. E così via discorrendo. In Siria quanto stiamo? Al 10-19, eh? Abbiamo comunque una buona influenza. Qui il 15%. Che se noi aumentiamo il nostro political power, poi dopo possiamo anche influenzare direttamente le nazioni. Senza andare in rosso, e questo potrebbe farci davvero davvero comodo. Estinguiamo questo piccolo debito e il Dictator vi dà appuntamento nel prossimo video. Ciao belli.